progetto di ricerca che si è occupato di valutare la prognosi dei pazienti che eseguono una sostituzione valvolare aortica percutanea, la cosiddetta TAVI, che è una tecnica ormai molto utilizzata per sostituire la valvola aortica che non prevede l'apertura del torace. Un progetto di ricerca recentemente pubblicato ha mostrato che la presenza di un'infezione nei primi 30 giorni dopo l'impianto di valvola in qualunque sede, in qualunque organo, predice poi a distanza la mortalità di questi pazienti. Questo progetto ha una ricaduta clinica molto importante perché, ci invita a un monitoraggio molto più attento, molto più aggressivo di eventuali eventi infettivi che si verifichino nei primi 30 giorni. Un esempio di un progetto che è diventato cura è il progetto di ricerca a cui facevo riferimento prima, in collaborazione con i colleghi delle malattie infettive, e che si riferiva ai pazienti che vanno incontro a una sostituzione valvolare aortica percutanea, cosiddetta TAVI. In questo studio abbiamo evidenziato che la profilassi antibiotica, cioè il dare degli antibiotici in maniera profilattica prima dell'intervento, non si associava ad una riduzione degli eventi infettivi successivi, per cui la profilassi antibiotica è stata abbandonata. Invito tutti a donare il proprio 5 per 1000 all'ospedale Policlinico San Martino IRCCS, perché si tratta di una istituzione nella quale l'integrazione tra ricerca di base, ricerca clinica e possibilità traslazionali, cioè di traslare questa ricerca nella pratica clinica, sono probabilmente uniche in Italia.